Nome e cognome. Giacomo Spataro. A che torneo hai partecipato? Al Cash Game, Remida Cash. Com'è andata? Se sono qua è andata male. Allora diciamo, la mano con cui sei uscito è stata brutta o inevitabile? Inevitabile, avevo asso 5, ero cortissimo, avevo 82 euro dietro e flop, cioè tutti foldano, il bottone che colla, piccolo si adegua, io decido di guardarmi il flop con asso 5, flop 10-10 asso, mando la vasca, trovo il 10, naturalmente. Senti, ma eri cortissimo perché ti sei rovinato con una mano oppure non hai visto Senti, nulla? Senti, sono partito che ero messo bene, ero sui 500, dopo due livelli ero sui 500, poi niente, ho trovato un set di 4 e avevo doppio asso jack e già lì mi ha dimezzato lo stack. Poi la mano dopo due mani mi dà KK, trovo asso asso e lì prosciugato. Faccio il rebuy e niente, mi hanno spostato di tavolo, sono andato a un tavolo molto aggressivo e non c'è stato verso di niente. Senti, solitamente che tipo di giocatore sei? Senti, io sarei un giocatore molto, cioè abbastanza chiuso, dai. Però mi piace spingere quando sono in posizione. Così. Comunque chiuso, sì. Ecco, quindi le tue carte preferite? Vabbè. All'infuori della sua asso. Le mie carte preferite sono donna 8 di mattoni. Sono legate ad una mano particolare. Benzinaio, la mano del benzinaio. Perché una volta feci full al flop con donna 8, allora vinci un bel piazzo. Sì. Poi sono belle, dai, donna 8. Senti, è la prima volta che partecipi a un evento Shark? Sì, è la prima volta. Devo dire che è stato, cioè mi sono divertito, è stato bello e di sicuro ci sarà l'occasione di ripartecipare. Come ci sei arrivato qui a Remida? Allora, come dice Stefano là dietro la telecamera, va bene, c'è stato anche un po' di fortuna perché chiaramente. Comunque ho vinto vinsi il primo satellite al Crazy Call e niente, vinsi il primo satellite a luglio, quindi da luglio a ora. Pensate, ti premevi per l'ansia che niente, lì a Crazy Call a Firenze. Senti, giochi anche online? Sì, online sì. Giocavo su Full Tilt, però ho visto ora hanno fatto del casino, poche stats, però ci gioco poco online. Più che altro vengo molto in sala là a Firenze perché è tutta un'altra cosa, cioè live ha altre emozioni. Certo, certo. Senti, hai un giocatore pro di riferimento? A me garba molto Negreanu. Perché secondo me è un genio, nel senso ti legge le carte che hai in una maniera impressionante. E te a che livello sei nella capacità di lettura? Io? Ma diciamo che me la cavo abbastanza bene, via. A volte ci piglio, a volte no, sbaglio totalmente, però la maggior parte delle volte dai. Me la cavo, sì. Senti, stai accompagnando il tutto anche con la lettura di libri sul poker? Sì, un libro sì, l'ha scritto Stefano Becucci. Per chi non lo sapesse, è un suo amico. Un grande giocatore pro. C'è dell'ironia qui. Vabbè, comunque no, non leggo, cioè leggo alcuni articoli su internet, su Poker Italia, visto. Mm-hmm. Però libri in particolare no. Senti, un'ultima domanda, c'è qualcuno da casa che fa il tifo per te? Tutti a casa fanno il tifo per me. Chi è che non fa il tifo per me? Chi mai? Vabbè, tutti i miei amici che mi ho promesso che se avessi vinto il torneo li avrei portati tutti a New York, però ragazzi, mi dispiace, ma New York ci si andrà, ma non. Ecco, regola numero uno, mai promettere nulla quando si fa un torneo. Non ho promesso, ho detto soltanto che se avessi vinto il torneo sarei arrivato in una buona posizione e gli avrei pagato il volo. Adesso li porti dove? A Poggi Bonzi? Dove li porti? Sì, Poggi Bonzi, neanche. Li porto a Firenze, dai, si va al Twice, al Tenax. Va bene, dai, allora ti ringrazio per questa intervista, speriamo che il prossimo evento possa andare meglio. Speriamo, dai, speriamo davvero. Ok, grazie. Ciao.